Giuseppe Di Giovacchino è il neo delegato dell'Accademia Italiana della Cucina, sezione Pescara a Ternum. Oggi in giuria al ristorante Schiavone per questa serata dedicata ad arrosticini in tour. Intanto, come si è trovato in commissione? Ma devo dire molto molto bene. Tra l'altro, insomma, gli altri erano esponenti anche, diciamo, di livello nazionale, come l'amico Mimmo D'Alessio, che è il vicepresidente vicario nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina. La nostra Accademia, diciamo, ha come obiettivo ambizioso quello di promuovere e di esaltare quella che è la civiltà della tavola, e quindi chiaramente quello di promuovere il recupero e la valorizzazione di quelli che sono gli antichi saperi e sapori della cucina, sia tradizionale italiana che abruzzese in particolare, come nel caso di questa sera. Ha vinto Antonio Egizi con gli arrosticini con peperone arrosto, zucca, sott'aceto e pomodori verdi. È stato il piatto di suo gradimento? Ma devo dire che ognuno ha avuto la sua peculiarità. E quello che è stato importante questa sera è scoprire l'importanza degli abbinamenti, che da una parte non devono sovrastare il gusto dell'arrosticino e dall'altro invece devono cercare anche di esaltare il gusto dell'arrosticino. Anticamente, anche riferendomi alla mia infanzia, quando si andavano a fare o scampagnate oppure rimpatriate con amici, si mangiavano questi arrosticini anche in maniera copiosa e accompagnati più o meno dal pane e più o meno abbrustolito. Adesso invece si va riscoprendo come un vero e proprio secondo, con l'abbinamento di soprattutto ortaggi che possono essere gratinati oppure arrostiti, e in pratica quindi si sta imponendo questa necessità di abbinamenti che siano coerenti con il miglioramento del gusto dell'arrosticino. Ma l'arrosticino può essere un piatto unico secondo lei? Beh, unico se abbinato appunto del pane buono e con dell'olio extravergine di oliva e con ortaggi, sinceramente la sera posso dire che chiaramente non tutti i giorni, dobbiamo cercare di stare attenti alle carni rosse e soprattutto quelle chiaramente che vengono arrostite, soprattutto se poi ci può essere che magari il contatto col fuoco e che chiaramente crea una trasformazione di queste proteine di origine animale in sostanze anche cancerogene, per cui chiaramente è importante la cottura è fondamentale, come mi sembra che abbiano detto anche i miei colleghi, e quindi secondo me è importantissimo stare molto attenti a queste norme salutistiche, per cui innanzitutto gli arrosticini una volta al mese penso che siano non possano far male, soprattutto se non cotti in maniera sbagliata. Ma gli arrosticini vanno abbinati con il vino o con la birra secondo lei? Ma io ho sentito che è possibile abbinare a tutti i tipi di bevande e posso essere d'accordo. Il mio gusto personale è di associarlo a un buon Montepulciano d'Abruzzo, ripeto, io non sono un oltranzista, per cui ritengo che possa essere abbinato sicuramente anche a un cerasuolo, come abbiamo fatto questa sera, però secondo me la morte dell'arrosticino è con Montepulciano. Con il piatto arrosticini, peperoni arrosto, zucca sott'aceto e pomodori verdi, Antonio Egizi vince arrosticini in tour al ristorante Schiavone dell'ippodromo di San Buceto. Siamo con il vicepresidente nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina, Mimmo D'Alessio. Una gara emozionante e appassionante, si è detto, ma perché ha vinto e come ha vinto Antonio Egizi? Ma intanto ha vinto perché i giurati hanno votato questo piatto come il migliore tra quelli presentati, e devo dire che è stata una gara molto bella, entusiasmante. Perché? Perché non soltanto si è premiato l'arrosticino di per sé, che è già importante ed è un buon piatto anche da solo, ma perché in questa gara molto interessante, organizzata molto, molto bene, si è pensato non soltanto all'arrosticino ma anche all'abbinamento, per cui l'insieme credo che abbia fatto il valore aggiunto a far vincere chi è il risultato prima.
Ottimi vini ad accompagnare questi 13 piatti a base di arrosticini, vini tipicamente abruzzesi ovviamente come Cantina Ulisse, Roxan, Tocco. Ecco, ma con gli arrosticini si beve il vino o si beve la birra secondo lei? Allora, intanto con gli arrosticini, l'arrosticino è un, possiamo dire che è un piatto che è sufficiente da solo, per cui si potrebbe mangiare anche senza bere nulla, però dico, se proprio vogliamo accompagnarci qualcosa ci accompagniamo di tutto, perché va a gusto, ci va bene il vino rosso, ci va bene il vino bianco, abbiamo visto che ci va molto bene la birra, ci va bene anche la Coca-Cola per chi vuole, ci va bene l'acqua, perché l'arrosticino di per sé è protagonista, non ha bisogno di cortigiani, perché da solo riesce già a prendere la scena. Oggi si è votato non solo l'arrosticino ma soprattutto l'abbinamento, perché ormai l'arrosticino va verso una consacrazione nazionale. Come ha trovato questa sera gli abbinamenti? Alcuni tradizionali, altri molto innovativi. Devo dire che gli abbinamenti sono un fatto che possono sembrare complementari, in realtà danno, come dicevo prima, il valore aggiunto. Ecco, ho trovato molto interessante soprattutto alcune spinte in avanti non pensabili. Certo, bisogna considerare che quando un ristoratore va a servire l'arrosticino, se è un ristoratore può sbizzarrirsi in cucina come vuole, ma se è un trattore, se è qualcuno che presenta un cibo da strada, deve accontentarsi di poterlo fare con i prodotti che sono già pronti, perché non si può perdere tempo, altrimenti non si riuscirebbe ad accontentare i clienti che aspettano. Arrosticini esclusivamente di pecora, ma sostanzialmente cosa fa la differenza, dopo tutto quello che si è detto e si è scritto, cosa fa la differenza nella preparazione di un buon piatto a base di arrosticini? Beh, la differenza è il gusto, l'arrosticino parte dallo stecco. Dopodiché insomma, ecco, ma la carne è buona, il grasso deve essere giusto, bisogna stare attenti che non ci siano le nervature nella carne, perché sennò diventa immangiabile. E poi non è ultimo, importante, è il tipo di cottura. La cottura è decisamente un aspetto molto molto importante, e sembra strano, ma uno degli elementi importanti che danno il valore aggiunto all'arrosticino è la giusta salatura. Arrosticini in tour, trofeo Lisa SRL, siamo in compagnia del sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, a vincere Antonio Egizi con il piatto arrosticini con peperoni arrosto, zucca sottaceti e pomodori verdi. Che serata è stata per il neo primo cittadino alla sua prima uscita ufficiale? Riconfermo quanto detto prima, una serata eccezionale, dei piatti eccezionali. Per me ha vinto la buona cucina, ma dicendo così dico che hanno vinto tutti. Adesso ben arrivati i primo premi, i secondi, i terzi, tutti quanti, ma ottima serata, ottimo prodotto. Ma non solo era arrosticino, parliamo anche dell'ottimo olio e dell'ottimo vino, perché sinceramente è dell'ottima birra. Abbiamo pregustato tante belle specialità abruzzesi, cose che dobbiamo portare nel mondo, perché l'Abruzzo deve andare sempre avanti e veramente possiamo essere l'orgoglio del mondo, perché abbiamo tutto. Io dico sempre, chi come noi dalla montagna guardi il mare o viceversa? Quindi viva l'Abruzzo, viva te Paolo, che sei un grande ideatore, un grande presentatore, una grande persona che è capace di allietare queste belle serate. Grazie. Grazie sindaco, ma dall'alto della sua esperienza, cosa fa la differenza, pensandoci un po' sopra, nella preparazione di un buon piatto a base di arrosticini? La carne buona, la modalità di cottura, l'abbinamento con tante varietà di prodotti tipici del territorio che abbiamo ammirato questa sera, cosa fa la differenza? Iniziamo dal sale. Sembra una banalità, ma iniziamo dal sale, cioè dal condimento, per poi arrivare giustamente alla cottura, alle preparazioni, c'è la scelta delle ottime carni e poi giustamente da ciò che ci si accompagna con esse. Cioè quando si presenta l'arrosticino in mille modi, accompagnato con tanti altri prodotti che sono una delizia da gustare, ogni piatto diventa buono, ma l'arrosticino rimane sempre il migliore del mondo, lo ripeto, perché come ho detto prima e lo riconfermo, l'arrosticino va fatto sulla brace, va cotto con passione, va preparato con altrettanta passione e va gustato, quindi va mangiato e giustamente accompagnato dagli ottimi vini o anche dalla birra. 13 concorrenti sono stati davvero tutti all'altezza della situazione, però questo è un gioco, poi c'è stato un primo classificato, un secondo classificato, un terzo classificato, ma lei tutto sommato sindaco si è rilassato questa sera, si è divertito dopo le fatiche elettorali?
Sì, veramente è stata una serata, ripeto, fantastica, una serata che ci voleva proprio, dopo tante fatiche, dopo gioie e dolori, perché la campagna elettorale porta un po' di tutto, specialmente nel periodo della riflessione uno va veramente a capire tutto ciò che è stato un percorso. Per noi della lista Giorgio Sindaco, un bel percorso che ci ha portato alla vittoria, e vogliamo veramente governare questi 5 anni con passione e amore come siamo abituati a fare. Quindi dicevo, il tutto è stato bello, ma sarà ancora più bello quando si andrà veramente a riflettere su quello che è stato assaporato, perché io dico, il primo piatto buono, il secondo buono, il tredicesimo buono, giustamente non nell'inganno di tutti. Questo vuol dire che c'è stata una vera difficoltà per noi giurati nel dare un voto, perché per me meritavano tutti 5 più 5, però purtroppo alla fine vince sempre uno, due o tre, e gli altri, anche se hanno presentato un ottimo prodotto, vengono non scartati, perché ripeto, sono tutti ottimi cuochi, ottimi presentatori di prodotto, e giustamente alla fine ha vinto chi ha avuto anche un tendino in più di fortuna. Sindaco, chapeau! Sempre, sempre, viva, ripeto, l'Abruzzo, viva Rusticino, viva le belle serate come questa. Lorenzo Verrocchio, presidente dell'Associazione Regionale Produttori Rusticino d'Abruzzo, una grande realtà con più di 26 aziende a rappresentare questo settore, oggi in giuria in questa rassegna a Rusticini in tour all'ippodromo di San Giovanni Tatino presso il ristorante Schiavone. Come è andata? Beh, una bella iniziativa, perché esprime quel concetto di abruzzesità che io sostengo da sempre. Ritengo che noi abruzzesi dobbiamo culturalmente fare un salto di qualità, investire sul nostro territorio, smetterla di parlare male dell'Abruzzo. Dell'Abruzzo bisogna parlare invece molto bene, perché abbiamo, dico, dei dati che ho io e che chiaramente sono suffragati da prove documentali. Noi abbiamo oltre 120 prodotti tipici. Abbiamo 5 prodotti riconosciuti con marchi di certificazione europea, abbiamo un territorio straordinario, solo 5 dicevo, ma ne abbiamo molti di più, tra questi l'Arrosticino, che stiamo come associazione cercando di tutelare presso l'Unione Europea, e sono convinto che presto avremo una risposta su questo. Io sono molto ottimista in questa direzione. Ma dicevo, abbiamo un territorio notevole, importante dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista naturale, dal punto di vista dei prodotti tipici. È il momento di renderci conto un po' tutti del fatto che se investiamo sull'Abruzzo, che è una delle poche regioni che non si è turisticamente sviluppata, Paolo, inutile nasconderlo, se abbiamo la forza e la capacità di gestire questo processo di crescita, perché l'Abruzzo è in grande sviluppo attualmente, sulla costa dei Trabocchi, sulle nostre montagne c'è un grande interesse in questo momento. L'Arrosticino può essere a sua volta un elemento di forza. Se abbiamo questa capacità, se abbiamo la forza di esprimere una classe politica dirigente che abbia questa visione insieme ai privati, creare un sistema diffuso di rete intorno a questo progetto, possiamo pensare che per i nostri giovani ci sia una prospettiva per restare qui e non andare esclusivamente all'estero. Cosa state facendo per tutelare l'Arrosticino abruzzese in campo nazionale? Allora, noi siamo al Ministero ormai da circa 3 anni, abbiamo risposto a molte richieste di precisazione da parte del Ministero, siamo convinti di poter presto giungere ad un confronto pubblico, la cosiddetta pubblica udienza, nel corso della quale così i dirigenti del Ministero ci diranno se possiamo ambire a questo riconoscimento, che avrebbe vari risvolti. Il primo, il riconoscimento del legame storicamente riconosciuto tra l'Abruzzo e l'Arrosticino. Due, tutelare le imprese, tantissime, che producono questo prodotto eccezionale di grande sapidità che noi tutti amiamo, che un settore che dà lavoro a circa 30.000 persone. Vi sono in Abruzzo 2.500 attività di somministrazione, vi sono oltre 70 aziende che lo producono, vi è un fatturato annuo di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Sono numeri importanti, è un settore privato di grande interesse economico nel PIL di questa regione. Allora, se capiamo questo e capiamo l'importanza dei prodotti tipici nella valorizzazione di un territorio, per fare turismo enogastronomico,
per dare ai nostri giovani l'input a creare nuove attività, probabilmente ci può essere ancora una visione positiva per il nostro territorio. In giuria anche il vice sindaco di Rosciano, Angelo Belli, per la prima volta nella commissione di una manifestazione gastronomica come questa, a Rossicini in tour. Come si è trovato questa sera qui a San Giovanni Teatino, all'ippodromo di San Buceto? Benissimo Paolo, è stata una bellissima manifestazione e mi sono trovato subito a mio agio perché avevo avuto la fortuna di avere a fianco a me due professionisti, due giurati che sono veramente dei veri professionisti. Ho chiesto a loro qualche suggerimento non per falsare il voto, bensì la modalità di voto, e veramente sono stati dei veri, veri professionisti. Cosa fa la differenza secondo lei? Lei che è un appassionato del settore, lei che mangia arrosticini, non dico tutti i giorni, ma quasi, ecco, ma cosa fa la differenza nella preparazione di questo piatto? Prima di tutto la carne, la qualità della carne. Poi, come mi dicevano anche i miei avi, è molto importante la salatura, che va fatto in ultimo per far sì che gli arrosticini si tengano sempre morbidi. Che uno dei trucchi, che ripeto, non sono un esperto cuoco, però uno dei trucchi per fare un buon arrosticino è la salatura finale, perché il sale cerca di indurire la carne, quindi è l'ultima cosa che va fatta nell'arrosticino è la salatura. Questo è un segreto che mi diceva mio nonno che faceva gli arrosticini da tantissimi anni. Che noi raccogliamo, facciamo tesoro. Ma con gli arrosticini lei preferisce il vino o la birra? Io preferisco un buon vino, rosso possibilmente, però ci sta bene anche un buon rosato. Poi i gusti sono gusti, Paolo, ognuno di noi ha una preferenza, ma comunque io preferisco il rosso. Vice Sindaco Angelo Belli, una manifestazione che salta la tradizione, che salta le peculiarità del territorio, una manifestazione che si potrebbe organizzare anche a Rosciano. Ma certamente Paolo, dopo questa serata mi sono straconvinto, non convinto. Io sarò promotore insieme a te, se tu mi darai una mano, parlerò col sindaco appena ci rivedremo domattina sicuramente per un'iniziativa a Rosciano, anche perché abbiamo degli ottimi locali e dei buoni produttori di arrosticini. Ha sfiorato il podio Graziano Marremiero con il piatto arrosticini con formaggio nostrano accompagnato dal vino firmato Marremiero, non poteva essere diversamente. Una bella serata dedicata alla valorizzazione dell'arrosticino, ma nel suo locale a Rosciano, la Locanda dei Sapori, cosa rappresenta l'arrosticino? È un piatto primario che io lo faccio io con carne abruzzese, carne di Castel del Monte, e solo carne di Castel del Monte. Quindi, in più, carni locali, carni straniere. Non carni straniere, che diceva il dottore che gli arrosticini noi non produciamo, è vero che non produciamo, però... Non tutti, capito? L'importanza dell'arrosticino è anche la qualità abruzzese, cioè per riuscire a dare il nome dell'Abruzzo ci vuole carne abruzzese, non ci vuole carne francese, carne spagnola, eccetera, capito? Giustamente la quantità è enorme, ed è vero, noi non abbiamo pecore a sufficienza, però si potrebbe fare qualcosa per aumentare questa quantità di pecore in Abruzzo. Come diceva anche l'esperto Lorenzo Verrocchio, ma in definitiva cosa fa la differenza nella preparazione di un buon arrosticino? Allora, la carne o la cottura? L'arrosticino va fatto con la carne più che la qualità della carne, la lavorazione della carne, cioè va tolto tutti la parte dura, la parte della pelle che copre i muscoli, va pulito, va tolto, e poi anche la cottura ha la sua importanza, però la qualità principale è la carne, cioè la carne è la qualità principale locale, la carne locale è la qualità principale. Signor Graziano, lei se l'è mai chiesto perché vanno tutti pazzi per gli arrosticini? Tutti coloro che vengono anche da fuori Italia,
da fuori regione, vanno pazzi per gli arrosticini. Perché ha un sapore diverso da tutte le altre carni, perché è lavorato in un modo diverso, è una cottura sulla brace che pochi in altre regioni, in altri paesi riescono a fare. Con gli arrosticini cosa si beve, il vino o la birra? Allora, arrosticino va bevuto il vino, però il vino non solo rosso, può anche essere bevuto un buon vino rosato, periodo estivo, freddo. La birra, cioè, non è non va abbinato con una carne tipo arrosticino, quindi un rosso e un rosato sono i migliori vini per l'abbinamento. Poi va abbinato un buon formaggio per pulire la bocca dal sapore della pecora. Quindi è importante, i nostri formaggi di Castel del Monte, i nostri formaggi abruzzesi sono nominati. Il piatto che ha vinto, arrosticini con peperoni rosso e zucca sottaceti e pomodori verdi, elaborato da Antonio Egizi, vince al ristorante Schiavone Eco di San Buceto, all'ippodromo di San Giovanni Teatino, arrosticini in tour, questa bella rassegna gastronomica. Intanto, se l'aspettava questo riconoscimento? No, non me l'aspettavo, però diciamo che ci credevo. Devo ringraziare tutti quanti che mi sono stati vicino, soprattutto mia moglie che ha preparato delle bruschette, dei secondi piatti molto importanti come la zucca e tutto quanto, e soprattutto devo ringraziare gli arrosticini forniti da Alla Brace di Pescara, che sono stati veramente il piatto unico formidabile numero uno, penso, a questo punto. Ma che gara è stata? Lei si è divertito? Come sono stati gli altri 13 concorrenti? Sì, io mi sono divertito tantissimo, tutti gli altri concorrenti sono stati, oltre che essere amici, concorrenti, bravi, di un livello diciamo molto elevato. Io non mi aspettavo questa vittoria, però ci credevo fino all'ultimo, e ringrazio veramente tutti, ringrazio Schiavone che ci ha ospitato, ringrazio di nuovo Alla Brace che ci ha fornito questi arrosticini numero uno, quindi, e soprattutto i prodotti che noi abbiamo fatto, grazie a mia moglie. Sono tutti prodotti locali, locali. A chi lo dedica, Anto? Questo premio lo dedico, diciamo, a tutti i miei amici, a tutti quanti quelli che io quotidianamente, settimanalmente faccio le arrostate, soprattutto al locale di Schiavone che è un amico e ci fa delle serate stupende, e ringrazio nuovamente la Brace che ci ha fornito questi arrosticini speciali, e a tutto il locale e tutta quanta la giunta comunale che ci ha premiato, soprattutto nella persona del sindaco Giorgio Di Clemente, che è una persona veramente speciale che merita di essere il sindaco. Hai per caso la passione per i fornelli? Iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe. Chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com. Ti divertirai cucinando!